Eccomi. Pronto? Ci senti? Sì, vi sento. Ok, ti stiamo registrando, stiamo facendo una registrazione telefonica in questo momento. Sei la nostra prima ospite, Paola, complimenti. Oh, che onore. Onore. Chiudi. Paola, ci sta chiamando Pino, scusami. Ci sta chiamando Pino, è più importante. Ciao. Ciao, Paola. Pronto, Pino? Vito. No, sono Fabrizio. E io sono Vito, ciao Pino, benvenuto. Lo stronzo degli stronzi. Non va bene, Giuseppe. No, va benissimo, ma come? Non va bene, come stai? Benissimo. No. Aspetti un figlio? Dopo che invece ho sentito te, mi è venuto già un magrone. Grazie, Pino, ti voglio bene. Senti, ti volevamo fare una proposta. Giocare a pallone? No, non devi. No. Ma secondo te? Ma tu lo senti, Vito, pure? Qualche volta, quando mi capita, adesso, che mi sento male. No, aspetta. Aspetta un attimo. Tu senti la sua voce pure? Vito parla? Sì. Mi senti? Sì. Ci sentiamo fra poco, che sto guidando. Ciao. Metti viva voce. No, sto guidando, sto con un ingegnere. Ciao. Il cielo è sempre blu, ma noi non dobbiamo mai vedere il grigio. Oltre il blu c'è il grigio. Buongiorno. Ti sentiamo carico oggi, sì, nonostante sia martedì. Oggi è professionale. Sto arrabbiato, sto. Anche tu sei indignato? Con chi? No. Con chi? Con Fabrizio. Mi ha mandato l'ascendente. Perché? Che è successo, Pino? Che hai combinato? Ha perso l'Inter, tutto al malamalore. Pino, ma state lì a 3 punti, dai. Ci sono 3 punti. Appunto, una partita è. Una partita. Tra 2 settimane venite a Torino, vincete e tornate in vetta. Sì, Fabri, tu sogni troppo in grande, Fabri. Non prendermi per fesso, che sei meglio di me, che l'Inter oggi è nata. La Lazio è un passaggio, capito? Va bene. Comunque Pino, senti questo fatto, c'è una notizia importante. Allora, l'Apoelcan è stato fotografato con una sorta di bona, con il bobolone alla 58. No, però c'entra un po', perché in genere si sa che a lui piace, ma si è stato fotografato col bastone, sulla neve. Sai perché col bastone e non con gli sci? Perché si è spezzata la gamba? No, perché aveva finito tutte le piste. No, ragazzi, scusate, lo dovevo dire. Comunque ci ho visto venire alle 8:15. Io stavo nel furgone, quello blu e rosso, e tu stavi avanti. Ripeti l'orario, scusa, perché mentre c'è gente che aspetta qui dalle 7, ripeti l'orario, a che ora è arrivato? L'ho visto, aspetta che mi sto mettendo l'auricolare. Aspetta che vedo la foto. A che ora, ripeti l'orario, Vito e Pino? Ah, io alle 8:15. Non è vero. Alle 8:15, cioè un quarto d'ora prima della diretta, arriva Gigione così. Allora, no, innanzitutto ma sono cambiato macchina, l'ho vista adesso. È la macchina di mia sorella, perché la mia è dal carrozziere. È ancora allo sfascio. Ma la figa che da Mac me li ha portati. va bene, poi io prendo la tua, che mi sa che ci guadagno. Allora, Pino, dai, di che parliamo oggi? Oggi parliamo della canzone delle vibrazioni, che chiede dov'è la felicità? Dov'è la gioia? Dov'è la felicità? Dov'è la felicità? Dove dobbiamo trovarla, la felicità? In ognun. ormai prende per il culo noi, capito? Prende per il culo noi, che prendiamo per il culo lui, che prende per il culo le vibrazioni. Quindi ricordiamo alla persona, perché domenica c'è un grande evento. C'è Spal Juventus. Esatto. Andrei allo stadio?
Ah no, andrò a vedere il Papa. Ah, ok, quindi tu sarai uno di quei 50.000. Stanno i piccinini da fuori, eh? Eh? Hai sentito, Mespil? Stanno i piccinini da fuori, a Vu. Sì, ti abbiamo sentito suonare, ti abbiamo sentito suonare. A Vu. Quindi questa felicità, mo al di là del fatto che dobbiamo cercare in ognuno di noi, no? Pronto? Pino? Sì? Ehi. Oh, dicevamo, questa felicità, oltre al fatto che dobbiamo cercarla in ognuno di noi, e questo credo sia stato... La dobbiamo trovare nelle persone vere, reali, sincere, ecco. E devono trasmettere anche l'amore agli altri. Quali sono le persone le vere, Pino? Leali e sincere. Al giorno d'oggi sono poche le persone reali. Ma tu riesci a distinguere quelle reali da quelle finte, costruite? Vito Pagnello è la persona più reale del mondo. Oh. Vabbè, può essere anche stronzamente reale, Pino. No. Vito Pagnello ti ci sembra la verità. Bravo. Oh. E invece... Basta guardarlo negli occhi e dire, ha uno sguardo di un bimbo appena nato. E se ragazzi, basta. E se invece dovessi fare un mio ritratto? Lo stronzo più grande del mondo. Non avevo dubbi. Tu sei molto furbo, Fabrizio. Sì, sono cattivo. Sei molto furbo. Sono cattivo io, non sono furbo. Sei molto furbo. Vito Pagnello invece è sincero. È un povero cretino, insomma, detta così. Cioè lui si fa fuffare, io invece no. Questa è la verità. No. Vito sa prendere le persone per quello che sono. Va bene, dai ragazzi. Io invece... Basta. Mi sto sentendo in imbarazzo, dai. Fabrizio le sfrutta le persone. No, le sa prendere, però deve essere più dolce con le donne. Quello è il problema. ti scappa. Quello. Ma perché? C'è il mostro di Firenze, Pacciani in questo momento. Pacciani. Pino. Non devi mai diffidare, ricordati, nel 2020 sono un uomino, non degli esseri, ricordati. Che cosa? Sì. Che però detto? Lo meni, non ti esce. No, devi menarti avanti con le donne, Fabrizio. Perché non lo faccio? No. Cioè, ma allora Pino, no, parliamone perché non lo so, tu mi spii? Sì, io ti capisco. Cioè, tu mi capisci? Ti capisco. Ok, vabbè. Pino, allora cercherò di menarmi, va bene? Cercherò di menarmi. A proposito di questo, tua sorella come sta? Vedi? Mia sorella sta bene. Non sta qui. Ok, sta qui. Me la saluti? Beh, mi ci mancherebbe. Tu la saluti? Cioè, me la guardi tutti i giorni, mia sorella? No, purtroppo. Ma è impegnata? È impegnata. Allora niente, e allora niente. Quando si disimpegna. Poi mi fai sapere, Fabri, mangia. Mangiate, ti devo avere davanti qua alla radio. Ma pur parente ti devo andare. Pino, sai che bello, bellissimo, Pino. Tutte le feste comandate, Natale, Pasqua. Ho già un parente che lavora a Milano. Beh. Che è il mio cognato, di mia sorella grande. Sì. Che come viene qua, dice, passa al forno. Se vieni pure tu, vai, doppia posta al forno. Quindi vabbè, manco la cucinassi tu, insomma, Pino. E tra l'altro, Pino, tu sei il peggio del peggio, perché di quella pasta al forno tu ti mangi tre quarti e poi lasci l'ultima parte alla mercé di quei poveretti dei tuoi familiari, si sa, no? Perché tu sei un porco a tavola, fai schifo. No, io domenica ho mangiato, sai che cosa ho mangiato di buono? Ma ti dico subito, sì. Una bella pasta al forno. E poi? Pasta al forno. Oggi la parola del giorno è pasta al forno. Cotoletta con le patatine. Sì. Oh. Sono stato con mia moglie all'Ipercop, siamo andati girando, bello, guarda, proprio relax, proprio alla fine della giornata, bella partita Lazio-Inter, ho pigliato il gol. Non potevi concludere meglio. Allora siamo stati il pomeriggio. Però durante il pomeriggio sono andato anche al corso prematrimoniale con Don Matteo. Sì, quindi su Rai 1. Ok. Ma il corso prematrimoniale, tu che ti sei già sposato. Perché? Perché il Bari ha vinto 3-0. Eh sì, ti stanno per fare la macchina, Vito, guarda. È vero. Te la prendono. No. Incredibile. Allora, il foyer del Teatro Kismet, Pino, in questo momento è pieno di bambini. Esatto, è diventato un kindergarten. Gardner.
Guarda, guarda le professoresse. Ah, mamma sì, mia. Non si capisce più nulla, Pino. Allora, Pino, va bene, noi ti salutiamo. E niente, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo perché saltiamo due giorni, lo sai? Sì. E perché oggi è l'ultimo giorno di carnevale. Sì, esatto. Sì, esatto, per quello. No, non è l'ultimo giorno di carnevale, però non ci saremo né questo giovedì né il prossimo martedì. Bella, ci vediamo tra allora 10 giorni, va bene? Però mi mancherete. Anche tu ci mancherai, Pino. Ti chiamiamo lo stesso. Ti chiamiamo lo stesso, tant'è che ti chiameremo lo stesso. E dove andate, scusi, martedì e giovedì? Dove andate? No, allora, Fabrizio, allora Vito è impegnato in questo periodo, lo sai che c'ha le cose sue. Sta arrivando. Bravo, quelle cose. Io invece devo andare a Milano da tuo cognato per spartirmi la pasta al forno. Esatto. Eh sì, Vito sta va rinchiuso dentro un convento. Va bene? Steso su un balcone, guardo il porto, sembra pronto, Pino? Hello. Stai in macchina? Sì. Come dove stai? Vai? Dove vai? Bene, benissimo. Sto passando davanti a voi perché devo andare in azienda a prendere una cosa. Allora, fai così. Quando passi suona il clacson, così, così ti salutiamo. Sentiamo. Ok. Va bene. Oh, Pino, allora, sei felice che il Napoli ha vinto? Sì, sì, napoletano è una festeggia, ogni tanto è una festeggia brutta. Sì, sì, sì. Cioè, tu pensa, ti sto prendendo in giro io che non sapevo neanche che per che cosa si giocasse. Tanti napoletani alla fine hanno affondato la bar. Sì, va bene, va bene. Allora, dai, non parliamo male dei napoletani perché oggi ho fatto l'appello alla De Giacal, sì, perché voglio andare da loro. Laurenti, poi il presidente del Bari, poi. Allora, Pino, no, a parte che è lui, è passato, è lui. Pino.
passato Pino col clutch. Allora, Pino, a parte che il presidente del Napoli è anche il presidente del Bari. Ma mi sa che è di Roma, non è di Napoli, è Aurelio De Laurentiis. Non mi ricordo più. No, non lo so. Pronto? Pronto, Pino? Ehi. Dimmi, cosa c'è? No, stavo dicendo che forse De Laurentiis, no, è di Roma, infatti, è di Roma, non è di Napoli. Quindi no, non è napoletano. Vabbè, però è presidente del Bari. È presidente del Bari, ma col Napoli. Va bene, allora, Pino, senti un po'. Oh. Ho una cosa da dirti, ma me la sono dimenticata. Benissimo, nel frattempo parliamo un po' delle notizie del giorno. Abbiamo detto oggi non è successo tanto, però spicca un po' l'autorizzazione a procedere per il processo a Salvini. Pino? A chi? A Salvini. C'è cioè un politico italiano, si chiama Salvini. Chi è il Presidente della Repubblica? Stavo scherzando. Esatto, esatto. Allora, come si chiama? Bravo, così si chiama. Allora, Pino Salvini a processo. Ah, vabbè, Cudo Tramone. Ecco. Ciao ragazzi. Ma era, spero fosse a Salvini. O fosse a me. No, era e me. Non a presidente, soprattutto. Era a me, vero? Cioè, stai parlando di me? Sì, sì. Ecco, così, meno male. Così, grazie. Sì, perché io sono un trimone, lo ammetto. No, tu no. Almeno tu potrei fare la tua vita. Va bene, grazie. Allora, quindi Salvini hanno fatto un processo, mi sa che hanno fatto qualche cosa, è successo qualche cosa a Salvini, non lo so, il processo. No, ma no, Pino, no, è il processo per il reato, insomma, che viene imputato a Salvini è sequestro di persona per quando lui era ministro dell'interno e non dava l'autorizzazione allo sbarco a quei poveracci che stavano sulla nave. Sì, ho capito, mi ricordo, ho capito, sì, che rimasero 15 giorni Di più. Però sì, il fatto è quello. Come mai qua adesso c'è questo processo? No, perché come ben saprai, Pino, i politici, i senatori della Repubblica, insomma tutti i politici, non possono essere processati direttamente, ma c'è una commissione del, in questo caso del Senato, che si riunisce e dà l'autorizzazione cioè al processo essenzialmente, oppure concede l'immunità. E quindi okay. Che stai facendo? No, infatti, Pino sta ravanando. Sto salutando i segnali stradali. Dimmi. A tutti. Tutti fotti i segnali stradali. Vabbè, Pino, comunque, mo, al di là di Salvini, volevamo sapere, tu nella tua vita, quella volta in cui hai detto no. Sì, no. Hai detto sì, fatemi tutto quello che mi dovete fare, non me ne frega niente. Ma non è che non sono stato d'accordo, se mi dici che sono stato d'accordo con Salvini o no. No. No, Pino, lascia stare Salvini. Mo vogliamo sapere, a te è mai capitato di dire sì, fate quello che volete, io vado avanti per le mie idee? Sì, mi capita tutti i giorni di fare questo. Oh, no, vedi? Oh, ma dove? Sul lavoro? Sì, perché bisogna avere un atteggiamento deciso nella vita. Non bisogna mai guardare in faccia niente. La vita è difficile al giorno d'oggi. Bravo. Non è che posso mandare tutto il problema di tutto quanto. È il problema mio, ce lo chiamo io. Ma ci siamo noi, Pino, ci siamo noi a risolvere i tuoi problemi. Tu. Non risolve nessuno. No. Pino, tu vieni qua e noi ti facciamo volare. Noi Pino. Ti solleviamo il molare. Devi avere il morale. La capacità decisionale a prendere le decisioni nel modo giusto, senza danneggiare nessuno. Nel modo più equo di prendere le decisioni. Se le prendi in una certa maniera, è chiaro che non devi danneggiare gli altri. Bravo. Questo è un bel messaggio. Non cercherai di essere equilibrato, né più né molto. Ok. Bravo, non troppo né troppo poco. Quindi una botta è una botta. Ad appauconoto non la fuccia non deve puzzare dalla testa, capito? Quello è. Capito perfettamente. Sai che non deve puzzare in testa? È il ciuccio. La puzza non deve puzzare dalla testa. Ah. Il pesce puzza sempre dalla testa. È il ciuccio che c'entra con il pesce. È un pesce ciuccio. Non devi essere ciuccio da quel punto di vista. Ah, ma ciuccio nel senso di... Sì. Di inadempiente.
È bravo, impreparato. Devi essere deciso in quello che fai. Ho capito, ho capito. Ah, grazie Pino per questa bella testimonianza, insomma. Sì, sì, sì. Anche sì. Di vita vissuta. Senti, tutto a posto? Sì, per, sì. Per il resto? Dalle 5 alzate. Ah, ah, guarda, ma, che bravo ragazzo. Ma, che bravo ragazzo. Ho ucciso la natura, forte, c'è tanta natura. Cioè stai andando a cagare per campi, non ho capito. Bene. L'uomo che essere meraviglioso. Una bella cagata, una bella pisciata. E si riconcilia con il creato. Ah, è caduto pure un muro. Nel tuo magazzino? Sì. Ah, bene. Però affidatevi alla ditta di Pino per sì. ristrutturazioni. La Digitex. Ma lo sai che l'hanno fatto mettendo 30 anni fa un tufo uno sopra l'altro senza mettere un po' di malta. Come si fa a fare a mettere un tufo qui, un tufo là? Sono proprio tufagni. Ma sono accarpiati? Sono accarpiati i tufi? Sì, sì. Da chi? Dalla Cagnotto. Allora, Pino? Dai, il Pino pensiero il della Pino giornata. Il Pino pensiero di oggi. Oggi? Sì. Sì, mi sto cagando addosso. Non ci deve far paura nulla. Sei grande Pino. Grande Pino. Non ci deve far paura nulla. È giusto. E soprattutto, dato che fra qualche giorno è pure San Valentino. Sì. E domani. I nostri sentimenti devono essere sempre reali per le donne. Non devono essere falsi. Bravo Pino. Grazie. Pino, tu ami tua moglie? Tu ami tua moglie? Sempre. Se dovesse venire domani sera Elisabetta Canalis in intimo, che fai? Beh, la mia decisione chiaramente deve dire: vabbè, ma la tromba esce. Bene. Bravo Pino, sei veramente un signore. Però chiaramente devi essere figlio di puttana. Fedele uguale figlio di puttana. Va bene. Un po' una trombata all'anno. Ecco, cioè a contentare Pino, tutti. Pino, grazie, quindi. Noi ti salutiamo, eravamo andati così bene. Era a contentare tutti. È chiaro che rimane sempre fra di noi il nostro pensiero. Non ci sta sentendo nessuno. No, nessuno ci sente, tranquillo. E tra me te. Tranquillo, salutiamo anche Laura. Buon San Valentino a te. Pino, domani dove mia te ne vai? È la migliore delle donne di tutti quanti. Ricordate, non è Elisabetta Canalis che ti fa spare dalla capa. Sono altri. Bravo Pino. Ti sei salvato in corner. È così. Pino non lo sa, cioè Pino ce l'ha detto prima di nascosto, però ha deciso che domani porterà sua moglie Laura a Grotta Palazzese a mangiare e a dormire. Bravo Pino, mille euro di cena e pernotto. Sei un signore Pino, veramente vorrei un signore. Essere metà del signore che sei tu Pino. Bravo Pino. Io vi auguro di trovare anche per voi le vostre anime gemelle. Va bene. Ciao Pino. And I'll sing the blues and fly.
Pronto? Pino, forza Inter! Da posto. E tu? Non credo. So già. Che state facendo? Stiamo giocando a 3-7 col morto e manca una persona. Se vuoi venire, giochiamo in tre. Ah, non puoi venire a giocare, scusa Pino. Noi stiamo giocando in questo momento, quindi... Senti, per il burraco oggi pomeriggio ci sei? Sì, sì. Va bene, ti aspettiamo. Vado là, Là dove? Dove è là? È arrivato già l'Enel. Ah, sta parlando con gli operatori. Con gli operatori. Vabbè, boh, li lascio. Il Dash? Sta facendo la spesa. Li lascio io, vengo io. Mi dai la posizione per me? Via Oberdan 5. Allora? Oh, Pino, allora. Pino. Romano, a portare queste cose. Pino, il trattore. Dal signor Romano a portare il trattore. Il trattore. Oggi la missione di Pino è questa. Pino? Comunque, una bella partita è stata. E Sanremo, sì. Ti è piaciuto? Vito Pagnello, allora, mi manda il messaggio alle 9:30, guarda, 9:20. Chi? Fabrizio Ravallisi, mi manda il messaggio. Lo si figate un gol. No. Ma non l'ho scritto così. E io rispondo, bravo, stai godendo? Sì. Aspetto un'ora, 10:30, adesso sto godendo io. Ma non ho scritto così comunque. Ho scritto Pino, che succede? Ho scritto perché ho visto distrattamente il risultato e ho scritto Pino, che succede? Ma non è vero, Vito, guarda. Pubblicala. Comunque, come no, è vero, anche è vero, non l'ha scritto. Non l'ho scritto. Vi ho detto che succederà la sorpresa, gli ho dato la sorpresa, certo, la sorpresa. La sorpresa. Come il Kinder un po', in fondo. Come l'uovo che Diodato, l'abbiamo già, veramente Diodato vicino a noi. Salutiamo Diodato che ci ascolta. Salutiamo anche a questo punto la tua ditta, come si chiama? Come si chiama? La tua ditta, così facevo pubblicità. Ishitech.net. Okay, sono 200 euro, Pino. Pino, noi facciamo anche in fissi, eh? Oh, quindi, poi mi scrivi. Infatti, allora facciamo così. Mi scrivi i servizi e noi facciamo proprio la marchetta. Igitech.net, facciamo in fissi, verande, capito? Ristrutturazione. Tutto. Sì, una strada, una buca, noi ve la ripariamo, Se volete butto giù tutta la chiesa Sant'Andrea e la ricostruiamo. Ma perché è proprio quella, tra l'altro? Va bene, Pino, andiamo avanti. Io direi, cosa vogliamo parlare oggi, considerato che siamo già... Abbiamo 5 minuti. Parlare. Tema a piacere, Pino, tema a piacere. Di cosa vogliamo parlare? Che cosa vogliamo parlare? No, tranquillo. Te lo chiediamo noi. Dite voi. Allora, a me è incuriosito molto la notizia. A Monopoli sono stati ritrovati in una piana di ulivi dei cassonetti di immondizia nascosti e dell'immondizia nascosta anche sottoterra. Pino. Dove? A Monopoli. E dove sono stati nascosti? Sottoterra, i cassonetti però, non l'immondizia. Nascosti. Questa è una porcheria, queste sono le porcherie che fanno i monopolitani. Solo loro. Salutiamo i nostri amici di Monopoli. Non è assolutamente vero, ma io non lo so. Vendono il turismo e sotterrano la merda sottoterra. Ecco, buongiorno mondo. Chiuderà oggi ufficialmente il programma. No dai, non Pino, ha chiuso per molto tempo. Ma che deve chiudere, com'è invece apri gli ascolti. Pino, ma tu lo stai promuovendo il programma ai tuoi Fallo amici, ascoltare. Alla gente, agli operai della ditta. La radio KO deve essere una radio infallibile, deve avere una perfezione nel però continui a chiamarla radio KO, incredibile. Passano gli anni. RKO deve avere un raggiungimento infallibile.
vedrete che verrete chiamati anche da Napolitano voi. Ah, beh, innanzitutto, chi è Napolitano? Presidente della Repubblica. Oh, infatti. Ciao ragazzi. Pino, dai, concludiamo, dacci il tuo pensiero del giorno. La felicità deve essere in ognuno di noi. Pino. Pino, è sempre questo, devi cambiare, basta. Parliamo della paura e sentimenti, dai, paura e sentimenti. Vabbè, ma si è trombata ieri sera. Ecco. No, Pino, ieri stavo vedendo il Grande Fratello VIP. Allora, Pino, il pensiero di oggi deve iniziare sulla... con la paura. Paura di nascondere i propri sentimenti. Io tengo paura 16 cose. L'intero funziona, va bene. Di chi? L'Inter vince. Hai paura di questo? Eh beh, un po' tutti. Va bene Pino, grazie per il tuo contributo. La felicità deve essere in ognuno di noi. Sempre. Pino, non te lo dimenticare, anche quando ti fanno arrabbiare in cantiere. Che oggi ho gridato come un matto. Chi? Io. Oggi? È appena iniziata la giornata, Pino, sono le 9, già urli. E vengono alle 7 a lavorare, non si muovono, manca le 6 a me. No, invece dovrebbero essere lì a lavoro alle... Alle 6. Oh, allora facciamo così. Licenziamo qualcuno, Pino. Mi ho già licenziato un bel po'. Oh, e chiama noi. Ma se chiama voi, può parlare. Non ho capito niente. Neanch'io. Proprio a ridere se chiamo voi. Ah, proprio a ridere. Ok, bene, okay. Grazie Pino. Ci sentiamo giovedì, eh? Non andare via. Mi raccomando, cercate di raggiungere sempre gli obiettivi nella vita. Guarda, io spero di raggiungerli questo. Già oggi cerco di raggiungere i miei obiettivi. Da Starfuck, da laurea. Va bene, grazie. Va bene, hai qualcosa anche per me, Pino? Sì, tu spero che quest'anno dovrai trovare la ragazza della tua vita, ricordo. Va bene, Pino. Va bene, poi te la presenterò. Se è bruna, va uguale? Vabbè, accetti comunque, proprio, dai. Però, dai. Allora te la presento. Ciao Pino! Ciao Pino! Ciao! Sono
Pronto? Pronto Pino? Ehi là. Come pronto? Pronto? Ci senti? Sì. Sei triste? Che è successo? Niente, sto lavorando. Va bene. No, mamma mia. Allora Pino, innanzitutto chiedi scusa agli ascoltatori per giovedì scorso perché li hai trattati malissimo. Si sono lamentati, hanno detto non è il Pino di sempre, vogliamo le scuse di Pino. Va bene, oggi saremo 5 minuti in più, dai. Va bene, altri 5 minuti, altri 5 questo minuti. È il nome del programma ed è giusto che sia così. Nel frattempo ci fanno foto, no, non le fanno a noi, nel foyer del teatro Kismet. Dato che sto andando avanti solo al fantacalcio in Coppa, invece sì. Al fantacalcio ultimo. Bene. Al fantacalcio sei ultimo. Sono ultimo. A tutti e due il fantacalcio. Mai successo nella vita. Hai sicuramente il fiuto delle squadre sì, buone. Sì, infatti. C'ho Immobile che ci ha fatto 40 gol. Eh? E Luca che fa 24 gol. E sei ultimo. Sono ultimo. E come fai ad avere... Tra l'altro, Immobile che fa 40 gol è proprio... A cioè, volte chi fa poco... Non è che ti stanno truccando le partite, Pino. Stai attento, che non si può perdere con Immobile Lukaku. Lo so. Cioè, o hai Vito in porta e me in difesa, però... C'ho Consigli a uno. Okay. Bene. E all'altro c'ho Gollini. Va bene. Va bene, ma dopo questo approfondimento nel fantastico mondo del fantacalcio, vogliamo parlare un po' di quello che preme ai nostri ascoltatori, radioascoltatori e internetauti che ci ascoltano, ovvero il coronavirus. Pino, come la stai vivendo questa epidemia? Male, malissimo. Sto sempre con la mascherina. È vero, è vero. Perché stai con la mascherina? Sempre con la mascherina solo. Sì? Ma è vero o stai scherzando? No, è una fissa che si stanno facendo tutti, secondo me. Stato ormai è vero, ci ha contagiato tutti. Bene, siamo già... Com'è finito? Avrà un po' di 40 di febbre. Ecco. Anche perché sono stato raffreddato tutto il weekend e tuttora sono raffreddato. E quindi ce l'hai già il coronavirus. Perché io vado a giocare a pallone il giovedì sera e poi vado a farmi la doccia... In spogliatoi che praticamente fanno sicuramente invidia a niente a nessuno. Ma lo sai che sono andato a giocare a pallone sabato, non ho fatto poi entrare manco un pallone. Hai parato tutto. Gli ho fatto incazzare di tutto. Mamma mia. Quindi amici che ci ascoltate, se avete bisogno di un portiere c'è Pino. Dopo il gatto di Liegi, il gatto di Poggiofranco. Mamma mia, Pino, mamma mia. Comunque mia moglie mi sta facendo lezione di audizione. Sì? Cioè di audizione o di dizione? Scusa, infatti di dizione. Scusa. Perché facciamo cagare come parliamo? Mi sta facendo a te. Lei sta dando lezione di dizione, mi impara a me qualche cosa. Ecco, mi fa dire. Anche l'italiano ci vorrebbe. Anche l'italiano. Pino. Pino. Perché ricordiamo che tua moglie insegna lingue, giusto? Lettere. Scusa. Lettere. E vabbè, è andata a corsi di teatro. E vabbè, giusto. Sì, giustamente. Dove? Al Kismet. Diciamolo. No, altro al Kismet, anche in un'altra parte. Vabbè, alla Belliano, che sono teatri di Bari. Allora, in pratica, stamattina mi ha fatto stanotte una capata alle 11 del sole, a Polla, con la O, devo chiudere bene la O. Apolla? Tutte le parole mi ha fatto guidere. Ampolla? Ampolla, tutte le parole, sole, con la O sempre chiusa. Pino, e tu cosa metti nel dico caffè? Dico Fagnello. Fa piacere che nell'intimità nome voi... e cognome. Infatti vi dite queste cose, nell'intimità sussurriate il mio nome. Pino, cosa metti nel caffè tu? Lo zucchero. No, si dice zucchero. Zucchero. Lo zucchero. 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 Vito Paniello. Niente, ormai. La Fabrizio Ravalese. Beh, grazie. È un po' anglofono, un po', però. Sì, eh. Ravalese. Allora, caro Pino. L'ultimo Mario argomento. Don Mario Castellano. Così, nomi e cognomi di gente che conosce. Allora, caro Pino, ti volevo fare una proposta, no? Mi senti? Sì. Oh. Giovedì sera, noi facciamo il programma alle 9 per commentare il Festival di Sanremo. Oh. Ora, se ti va di passare anche giusto un'oretta
5 minuti a commentare con noi mezz'ora. In radio ci fai un regalo bellissimo. Tondo tondo. Tanto tu a chi ora? Chiudi, a chi ma ora? Noi inizieremo alle 9 di sera. Tanto Sanremo va avanti più o meno fino alle 3 di notte. Quindi tu chiudi il cantiere alle 8:30. Vieni. Ci vieni a trovare in radio, ci facciamo una chiacchiera. Mia moglie la lascia addorla. Tua moglie falla venire, resta fuori, ci porta da mangiare. Da mangiare il panzerotto, ci facciamo un panzerotto tutti e tre. Ci facciamo le pizze, sì, ci ordiniamo una pizza, mangiamo una cosa, ti va? Dai. Va bene, Vito Paniello? No, veramente no, certo. È Fabrizio che ti parla in questo momento. So però che va bene, va bene, nel Fabrizio. Tuo cuore c'è solo Vito. Però muovediamo. Anche giusto un'ora, così tua moglie è felice, puoi soddisfarla dopo le 10. Capito? Tu pensi che ieri sera ho visto Rocky 5 con gli occhi abbassati, quello che sfondava il cazzotto, quello là, quello russo. Ivan Dragon Ball. Chi si menava. Comunque, quello è Rocky 4. Ti do questa notizia. Rocky 4. Ha vinto contro Drago? Ha vinto. Sembravo io quando menavo il cazzotto a giocare a pallone. Ecco, perché tu meni i cazzotti quando giochi a pallone. Io meno di ecco tutto. Perché non fa. Ecco perché para bene. Va bene. Vito voleva comunque sciorinare un altro argomento per te? No, va bene, volevo parlare di Sanremo, però. Tu lo vedrai il festival? Sì, lo vedrò. Carlo Conti sta. Amadeus quest'anno. Amadeus. Sta pure. Sai chi sta? Sì. Come Velina, il Bandanara. Come Velina. Veramente. Voglio di Carlo. No, Bandanara. No, Pino, non ci sono le veline. A Pino, Sanremo. Ti do questa notizia: non c'è Bandanara perché ha un contratto con Mediaset e sta facendo il Grande Fratello VIP. E chi è che sta? Sta di Letta Leotta. Io sto perdendo la voce. Quella con le tette grosse. Salutiamo anche Diletta che ci ascolta. Bene. Sempre bello parlare delle Sempre donne. Sempre bello parlare bene delle donne. È una bravissima giornalista, Pino. È una bravissima giornalista. Secondo me, sicuramente capisce di sport più di me. L'anno prossimo va? Va a Mediaset, secondo me. Ma sta bene a Sky. No, è scadente. Mette su un altro. Ormai è passato di bene. Oggi abbiamo parlato male della nostra radio, del frate, della chiesa, dei mafiosi. Giustamente, di DAZN, di tutto. Di Sanremo abbiamo parlato bene. Forse siamo gli unici che l'hanno fatto. Va bene, quindi chiudiamo. Quest'anno ci saranno delle sorprese. Sì. Secondo me qualcuno si fa esplodere. Vince un giovane quest'anno. No, perché l'anno scorso chi ha vinto? ma non è stato. Non è stata una sorpresa. Con Amadeus si scoprono sempre dei nuovi talenti. Degli ignoti si scoprono. Poi quando ti rischi si piglia Amadeus. Questi soliti ignoti qui. Guarda. Va bene, Pino, lasciaci con il Pino pensiero della giornata. Il Pino pensiero di oggi. Sì. Il cielo è sempre blu, ma noi non dobbiamo mai vedere il grigio. Oltre il blu c'è il grigio. Quindi? Bisogna essere giusti nella vita e bisogna essere felici di quello che si ha. Non bisogna mai pretendere più di quello che si ha. Grazie, Pino. Va bene, questo è il Pino pensiero comunque che... Di sempre, perché poi va bene, dai, però è declinato. Però mi fa piacere che punti sempre sulla felicità di ciascuno di noi, perché sei una persona molto sensibile. Immagino, specialmente sulla tua. Io spero che tu arrivi a maggio crepato con le gambe che non potrei vedere manco più la Juventus in TV. Va bene. Vorremmo se bene, dai, Pino. Grazie. Stavo per dire, sei molto sensibile. Grazie, noi ti vogliamo bene. Esatto. E invece... soprattutto ti svoltiamo la giornata, perché eri triste quando c'hai in risposta al telefono e adesso si è contento, quindi facciamo bene alla salute. Quando lo sentirà mia moglie questa intervista mi viene già da ridere, dai. Guarda, salutiamo anche Laura. Ma tu stai in cantiere adesso? Sto al capannone. Allora adesso veniamo da te, ci facciamo un selfie e ce ne andiamo, va bene? Ci stai? Va bene, facciamo la diretta Facebook mentre arriviamo. Riusciamo a farla a piedi? È distante a piedi? No. Facciamo la camminata a piedi verso di te, ci saluti, ci facciamo la foto, dici una cosa in diretta e poi chiudiamo, va bene? Ciao Pino. Fai come volete. Vabbè, stiamo arrivando. Ciao. Pino, aspettaci fuori. Ciao. Non farci telefonare. Ciao. Ciao Pino.
to kill the junkie with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. They get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your fruit stamps and burning down the trailer park. Yo. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. Who's choking on the splinters? Pino! Pino! Ehi, hey, da! Chi è che ti ha fatto arrabbiare in cantiere? Chi era? Dillo a noi. Sto cercando di prendere le misure degli scavi, stiamo facendo contabilità. Ah, ma tu vai ad occhio. Di ad occhio sono presso a poco 15 centimetri. Vabbè, tutto a posto comunque, sto in centro, sai, sto guidando io. Ah, vigili. Ah, cosa stai guidando? Il camion? No, che camion? Va bene, che stai guidando? Vi devo lasciare. Pino, dai, un saluto soltanto. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Buona giornata. Anche a te, Pino. Pino. Ciao, Pino. A te, buon lavoro. Ciao. Vibe.
Abbiamo l'ospite della abbiamo giornata, l'ospite è venuto della giornata, si sente vedi, anche, vedi come è tornata anche la tua voce subito. Abbiamo il nostro amico Pino. Pino. Si guarda proprio. Incredibile. Buongiorno Pino, buongiorno, come te, sta? Pino. Come tutto sta? Bene, tutto come bene. Sto sveglio dalle 5 e mezzo. Oh, che hai fatto alle 5 e mezzo? Che cos'hai fatto? Hai letto successo Bari Today come al solito? Sì. Quali erano le notizie oggi? Di tutto di più. Allora, tu che leggi Bari Today nel cesso, mi chiedo come fai ad averlo? C'è qualcuno che te lo porta a casa? No. Ah, quindi leggi quello del giorno prima? Quello del giorno prima leggi, no, così. Il cartaceo del giorno prima o quello sul sito? Su internet. Avvicinati. Okay. Su internet. Capito. Quali erano le notizie oggi? Quella che ti ha colpito di più? La mala. Che Salvini lo hanno fatto fuori. Madonna. No. Cioè, per quanto non sarebbe una cosa brutta e cattiva, però. Non è vero. Che ti scrivono. Non posso leggerle queste cose. No, assolutamente. Allora, non l'hanno fatto fuori, cioè ha vinto in Emilia Romagna Bonaccini, quindi la sinistra, però non è che abbia vinto. Ma infatti il problema è che la grande crisi adesso è proprio la vittoria del centro-sinistra, perché non sono abituati. Sì, infatti non sapranno gestire la cosa. Leggevo un meme divertentissimo che stava Zingaretti, no? Cercava su Google cosa fare quando si vince. Allora, Pino, dai. La domanda del coronavirus. Bravissimo, ti stavo proprio per chiedere. Aspetta, però facciamo così. Pino, prendi una sedia, una cadrega. Io sto in piedi perché a me piace tanto. Perché Fabrizio, ora vedi c'è che l'emorroidi. Là c'ho il computer con il ecco, proprio ti sei seduto sopra. Benissimo. Avvicinati al microfono, perché sennò poi i nostri amici che ci ascoltano e quelli che ci ascolteranno. La domanda è coronavirus. Non ti sento? Sì, coronavirus. Fabrizio, aggiustagli il microfono, mettiglielo vicino, per favore. Bisogna stare attenti. Coprirsi bene, lavarsi bene sempre. Sì. Impusciare sempre il disinfettante.
Sì, no, pulirsi no, bene il culo. Allora, la cosa è che praticamente è per via aerea questo coronavirus. Sì. Tant'è perché che vengono dai pipistrelli. Da... No, è bugia. Alla fine è scoperto, hanno scoperto che non veniva né ma dai pipistrelli tutte né dai serpenti. Sono speculazioni. Ma dicono che dicono, sia fuggito in laboratorio. Ma non è anche che se mia non... che l'ha portato. Da dove l'ha portato? Da dove l'ha portato? Da nessuna parte. Allora, questa puntata non ci sta piacendo. È troppo. Allora. Monotematica. Tant'è che è uscita anche la notizia, l'ho letta poco fa, di Ether Parisi, che vive tipo in Cina, Shanghai, roba del genere, che esce ora tutti i giorni con i figli con le mascherine. Mamma. Ether Parisi vive in Cina? Sì, Ether Parisi. Ether Parisi sta in Cina, vive in Cina, praticamente adesso sta in giro con la mascherina. Per non essere... Sì, cioè, un po', One. Però... Tu ti ricordi One? One, bim bum bam, sì, one. Sì, sì, bello, bello. Quello là, tu te lo ricordi, eh? Come ti spupazzavi con One. Con Only e Benji. Benji Dolce Fede. Candy. Dolce Candy. O Lady Oscar. Lady Oscar. Gatto che fanno. Vabbè, mo diciamole tutte, dai. Qualche altro, Pino, dai. I puffi. No, dai, parliamo di un argomento un po' più leggero, serio? Dai. Leggero. No, leggero. Vabbè, allora, i puffi. No, più leggero ancora. Pino, stai vedendo qualche serie TV? C'è qualcosa che ci consigli? Non lo so. Qualche porno? No, quello no. Io vedo MacGyver. Ma è MacGyver quello nuovo o quello degli anni 80? Quello nuovo e quelli degli anni 80. Ma è vero che MacGyver con una graffetta riesce si parla nel microfono proprio. MacGyver è, cioè, non è che devi guardare uno Fabrizio dei migliori telefilm, sì, degli anni 80. E anche quello nuovo è bello. Anche quello nuovo, carino, è bello. Con quell'attore che... Carino, un bell'uomo. Un bell'uomo, sì, ma... Poi ci sono bella l'organizzazione, come lo organizzano il film, è bello. Cioè, è bella la situa. È carino, però MacGyver sa sempre risolve tutto. Quindi amici, per la rubrica stavo guardando fuori cercando sì, qualcuno. Che... Amici, per la rubrica i telefilm da vedere vi consigliamo MacGyver direttamente da Pino, vedi? Mamma mia. E poi dai un altro. Stai vedendo Il Grande Fratello? No, va da Naro. La Pupa e il Secchione? No, non mi interessa. Davide Mengaccio? Fabrizio c'ha soltanto frecce culturali al suo arco. Sono tutti programmi televisivi a 5.5. Oh, devi parlare nel microfono. Sono tutti programmi televisivi così. Non hanno senza un perché. Grazie, meno male ci sei tu, Pino, perché ricordiamo che noi siamo un grande contenitore culturale, infatti trasmettiamo dal foyer di un teatro, che è il Teatro Kismet, proprio per mantenere alto il livello culturale dei nostri programmi. Allora evidentemente poi con Fabrizio leggiamo questa notizia: influenza 100.000 casi in 3 mesi in Puglia. Il picco però sarà a febbraio. Io quindi, non l'ho avuto ancora. Ah, quindi a febbraio. A febbraio se non l'hai avuta adesso, l'aveva a febbraio. Sarà un febbraio se bellissimo. Se la beccate voi due, tu e fai Vito Bagnella, passerai un bel carnevale. Vino. Facciamo rete KO. Facciamo allora, innanzitutto radio RKO. Si chiama Radio Kismet. Rete e televisione. Allora, Pino, è carnevale. Ti vesti quest'anno? Da cosa? La domanda successiva era da cosa. Ti vesti da quest'anno a carnevale? Da che cozzalone? No, non lo so, scegli un vestito. Innanzitutto ti vestirai oppure no? No, feste no. Sobrio, anche... sobrio. Sono 36 anni. Vale la pena vestirsi, festeggiare cose. Non hai più l'età, non castità hai più l'età. E silenzio, sì, castità e silenzio. A proposito di silenzio, sentila. È una pace per Vito Paniello. Va bene. Ma, esatto. Allora, ci vuoi consigliare una canzone da mettere? Così nel frattempo poi chiacchieriamo. Sempre. Questa è la dedica a Pino. No, Pino. La dedica da Pino a sua moglie. Una canzone da dedicare a tua moglie. Nel frattempo Vito la sceglie e poi continua a parlare. No, poi la deve dire lui. Sì, la becca. Però devi essere così, capito? Non ci devi così pensare troppo, dai. La ninna nanna di Jovanotti. La ninna nanna di... per te. Cioè così la addormenti e poi... È più facile castigarla così. Vabbè. Pino, allora... Se volete io ce l'ho. Che bel portachiavi che ha Pino. A forma di centurione romano. Sì, c'ha la testa del centurione. L'elmo. Quello sai che cos'è? Sì, l'elmo del centurione. No, l'elmo di...
di sci? Di sci? Fratelli d'Italia, l'Italia se destra dell'elmo di cazzo. No, 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 il clima nazionale. Ma scusa, dell'elmo di sci Scipione. No, togli, sì, togli, togli ne, togli ne di sci, di sci pio, pio se ci ta. Non mi ricordo. Porca miseria. Dell'elmo porca di Scipio se cinta, cinta la testa. Testa. La testa. Ma non è neanche quello l'elmo di Scipio, va bene. Comunque, se volete, io la dedica di no, Pino. No, no, togliamola via. Togliamola, no, non la voglio piace. La nina nanna a quest'ora, no. Anche perché Pino, siamo, no, no, no. Siamo in ritardo, in ritardissimo. Di un minuto. Sono le 9:07. Non mi avete chiamato su minuti. Hai fatto bene. Fatto bene. Però Pino, rimane il principio che per sentirti devi parlare nel microfono. Allora, cosa... sono venuto io, non mi avete chiamato. appunto, adesso dobbiamo chiamarti. Cosa farai oggi in cantiere? Sto seguendo una squadra. Quale? L'Inter? L'Inter? No, no, la Juve. I generali stanno facendo uno scavo. Ah, ah, vedi. Ok. Stanno facendo degli scavi per Open Fiber e sto seguendo la squadra. Va bravo, bene, bravo, va bene, bravo, bravo Pino. Pino. A che ora pensi di finire di lavorare oggi? Verso le 4. Ah, campionissimo. Mamma mia. Belli. Allora facciamo questa scenetta adesso. Noi ti salutiamo, tu te ne vai, fai finta di andartene e poi ti chiamiamo al telefono. Ok. Va bene? Okay. Ci stai? Ok, ci sto. Va bene. Allora, quindi, salutiamo il nostro amico Pino. Ciao ragazzi. No, ma cosa lo chiamiamo? Forza Bari. Ma che te l'ho staccato il telefono. Forza Bari sempre. Vito ha già no, staccato resta tu. Qui Vito. Salutiamo i nostri ascoltatori, i due ascoltatori che saranno rimasti, credo, allora, dopo questa sì, puntata balorda. Vito è tipo quando vai a scuola che sta per suonare la campanella all'una. Vito alle 12:30 ha già chiuso la cartella e già il giubbotto addosso. Ho visto l'affiancato tutto scattato. Sì, ancora sempre non è quello... stata aggiustata. No, perché? Dove sei andato? Dove sei andato la scorsa settimana? Basta. Chiudiamo qui. Ciao Pino, saluta ciao tutti. Vito Bagnello. Grazie. Ciao Fabrizio. Ciao Pino. Grazie. Ci vediamo la settimana pro. Vieni giovedì pure. Vieni a trovarci giovedì. Quando vuoi puoi venire. Dai, vieni, dai, fai questo sacrificio. Ciao Pino. Beh, organizziamo se vuoi schiamata a giocare a pallavolo. Va bene, noi tu nel frattempo vieni giovedì. Ciao. Nel frattempo noi anche vi salutiamo. Questa puntata davvero un po' così. È andata un po' così. Sbarbina. Sbarbina, niente. Comunque, allora adesso vi racconto velocemente cosa è successo. Pino sta saltando. Sta facendo un... come un matto. Comunque devi andare ad aprire il cancello, se no non riuscirà. Sì, adesso vado subito. Vito inizia a salutare. Va bene. Una volta che ho detto ciao a tutti, vi saluto. Sì, ragazzi, questa puntata è andata un po' così. No, velocissimamente. Ancora Pino. Continua a saltare, Pino. Praticamente ha citofonato al teatro Kismet. Sì. E qualcuno avrà risposto. Ha citofonato forse a Custode, però. Sì, la casa penso custode. Non qualcuno del teatro. Che perché non c'è poi, nessuno, tra l'altro. Alla domanda chi sei. E lui ha fatto il nome mio, il nome tuo, immagino che il custode non sappia chi siamo. E giustamente, tra l'altro. Il custode ha concluso con un ma vaffanculo. Perché se ti chiamano alle 8:30 di mattina ci sto tornando con insistenze dicendo sono Pino, Vito e Fabrizio. Va bene ragazzi, noi vi salutiamo, ci diamo appuntamento a giovedì mattina, sempre qui, sempre alle 8, dalle 8 alle 9:05 più o meno, con altri 5 minuti su RKO, come dice Vito, come dice Pino, Rete KO, la radio che si vede. Ciao ragazzi! Ciao.